Ok, buonasera a tutti, grazie di essere qui per questo primo evento che le famiglie Arcobaleno vi propongono, una riflessione sulla letteratura per l'infanzia, una presentazione di una casa editrice che abbiamo aspettato per anni. È una casa editrice che parla di famiglia declinati in vari modi e i primi figli parlano di famiglia omogenitoriale, cioè famiglie in cui i genitori sono due mamme o due papà. E vogliamo fare parte del discorso collettivo, i libri parlano di tutti, raccontano le esperienze di tutti e anche i nostri bambini ci fa piacere che siano rappresentati e possano ritrovarsi in libreria. Per lo Stato italiano questi bambini hanno un solo genitore legale che è ovviamente il genitore biologico, mentre in effetti nei fatti, nella vita di tutti i giorni ne hanno due, perciò siamo qui con uno stand ben visibile per sperare di attirare la gente che venga a conoscersi e che sgombrare un po' il campo dalle paure, dei dubbi, delle perplessità che la gente possa avere sulla crescita dei nostri bambini, che ovviamente crescono come tutti gli altri, semplicemente come tutti i bambini del mondo. Puntiamo su un'illustrazione di qualità e il nostro libro che presentiamo oggi, Piccolo Uovo, è illustrato da Altan, quindi non è l'ultimo arrivato. È la storia di un piccolo uovo che deve nascere e si domanda che cosa sia una famiglia e così fa un viaggio attraverso tutti i tipi di famiglia. Inizia dalla famiglia tradizionale, eterosessuale, con una mamma, un papà e tre bambini e da lì va a conoscere tutti i vari tipi di famiglia, fra cui ci sono famiglie con due mamme, famiglie con due papà, ma anche famiglie con un unico genitore, famiglie adottive, famiglie di vario tipo. E è un libro un po' per tutti questo, che parla un po' di tutti. L'Italia è un paese pronto a cambiare un po' idea sul concetto di famiglia? L'idea che possiamo avere della società, no. Però nei fatti, quando tu incontri le persone, vedi, qui siamo al Pride Park, è un quartiere qui multiraziale, multietnico, e un sacco di gente viene e vede genitori omosessuali lì davanti, ma non è che non si scompone più di tanto, i bambini arrivano giù, giocano con i nostri e dunque la società sì è prontissima, perché che cosa vede in effetti? Vede adulti e bambini e loro sono adulti e bambini e queste sono famiglie.